L'Istituto Superiore Enrico Fermi di Mantova si conferma una realtà sul piano dell'organizzazione scolastica innovativa, dall'uso diffuso delle tecnologie al superamento della classe tradizionale. Siamo partiti da un'idea di scuola, perché io credo che tutti questi processi siano governabili in senso di efficienza ed efficacia solo se c'è un'idea e una visione di scuola da raggiungere. La scuola digitale per noi era una scuola che doveva avere almeno due caratteristiche principali di base, che erano quelle di avere delle tecnologie diffuse, quindi condivise da tutti, e invisibili. In un primo momento abbiamo portato i laboratori di informatica in classe. La seconda fase è stata quella di, noi diciamo, aver portato la scuola nelle camerette dei ragazzi. Quindi siamo arrivati a un'organizzazione che noi chiamiamo delle classi senza aule, cioè le aule non corrispondono più a una singola classe, ma corrispondono a un docente. Si predilige il lavoro di gruppo attivo sia in presenza sia online, con lo scopo di offrire ai ragazzi l'opportunità di socializzare i risultati ottenuti. Io preparo una serie di attività che possono essere, ad esempio, come in questo caso, la risoluzione di problemi standard. Cosa significa? Che gli studenti, utilizzando conoscenze che già hanno, risolvono però da soli dei problemi che in classe non sono mai stati affrontati, hanno una strategia da seguire che poi appunto applicano lavorando in gruppo, e poi il segretario di un gruppo scrive la risoluzione del problema in modo tale da condividerla con tutti gli studenti della classe e discuterne insieme. Il file viene poi salvato in formato PDF e messo sulla piattaforma di e-learning alla quale gli studenti hanno accesso per poi potersi appunto scaricare i problemi risolti. In genere i ragazzi apprezzano tantissimo questo lavoro anche per il fatto che svolgono un loro prodotto, cioè diventano autori di un loro file che è il prodotto appunto della classe. Il centro della lezione non è il docente che spiega. Dimensioni del mio caos è un album particolare perché esce in contemporanea con un libro chiamato Saghe Mentali, nel quale vengono presentati gli stessi personaggi del CD. Il docente si pone come l'esperto con l'obiettivo di mettere in mano ai ragazzi le conoscenze per poterle rielaborare secondo tempi e capacità di apprendimento a favore di una didattica partecipata. I ragazzi sono diventati insegnanti, sono posti anche i problemi della trasmissione, del racconto, del dotarsi anche di strumenti di comunicazione ricchi, articolati, caldi, di un linguaggio che in qualche modo fosse credibile. Qualche volta ci sono anche riusciti, direi, in una maniera decisamente soddisfacente, altre volte solamente vedere queste difficoltà ha permesso loro di porsi il problema e di cogliere questo problema esiste. Servirebbe davvero poter riorganizzare la scuola in modo che il ragazzo non appartenga alla prima A, ma appartenga per esempio al gruppo matematica algebra 1. Servono degli open space, servono anche degli spazi riadattabili. Questo significa che queste pareti fisse, questi spazi non modificabili, che sono quelli delle nostre scuole, non si adattano più a questo nuovo tipo di far scuola. All'Enrico Fermi sono stati recuperati spazi originariamente costruiti per utilizzi non scolastici e trasformati per poter svolgere attività per gruppi di lavoro allargati. Altri invece sono a disposizione dei ragazzi
per socializzare durante le pause, per il tempo libero e per lo studio individuale.